Atalanta-Bologna 0-0, linea a Gianni Vasino a Milano. I bergamaschi hanno, come al solito, sviluppato una gran mole di gioco, sino ai limiti dell'area di rigore avversaria, ma al momento di concludere sono quasi sempre mancati e non si può neppure dire che abbiano avuto la sfortuna contro di loro. Evidentemente la squadra di Rota, che ha guadagnato il primo punto in questo campionato sul suo terreno, deve subire qualche strano complesso casalingo, perché in trasferta riesce anche a segnare, mentre in casa, pur dominando, la squadra avversaria, in questo caso era il Bologna, a centrocampo non riesce mai a trovare la via della rete. Pesaola si aspettava l'assalto dei bergamaschi e ha mandato in campo una squadra esperta in grado di non perdere mai la testa. Il suo modulo prevedeva un gioco coperto e redditizio con puntati davanti di Bordon e Colomba. Il Bologna, su questa falsa riga, ha svolto a dovere il suo compito portando via un punto che però conferma la tradizione che da 16 anni lo vuole non vincente a Bergamo. Una partita senza dubbio che risentiva della situazione di classifica dell'Atalanta, più che mai bisognosa di punti per abbandonare l'incomoda posizione che occupa ora in classifica. Direi che da Milano è tutto.